diventa tutta una zero così. Un avamposto di cultura risorge al Quadraro. Sulle ceneri di una precedente esperienza, come un'araba fenice, rinasce una libreria che ora vuole rappresentare un centro di riferimento per tutto il quartiere. Questo è un segno di rinascita per il Quadraro, sicuramente. Far sì che non vengano chiuse librerie in un quartiere storico come il Quadraro, la storia che ha, un quartiere che resiste. Alla cerimonia inaugurale ha partecipato Ascanio Celestini, che ha presentato il suo nuovo libro Barzellette. L'apertura ieri, alla vigilia dell'8 settembre, data che nel 1943 segnò la proclamazione dell'armistizio tra l'Italia e gli alleati anglo-americani. Pochi mesi dopo, nell'aprile del 1944, il Quadraro fu teatro di un rastrellamento nazista nel quale furono arrestate 2000 persone, di cui quasi 700 finirono nei campi di concentramento in Germania. Oggi questo spicchio di capitale nella periferia sud-est è come un paese nella città dove si respira memoria e si guarda al futuro. La Saracinesca si rialza dunque su quella che non si annuncia come una semplice libreria, ma un luogo dove si terranno mostre, corsi di teatro, musica, comicità, rassegne, previsti incontri settimanali con scrittori importanti come Giancarlo De Cataldo, che racconterà Camilleri.